No, io dico no, anche per le attività e tutto quello che è. Siamo in una completa, come si può dire, discesa, non abbiamo più nulla, manca solo che abbiano anche un hub di questo genere, insomma. Sicuramente per il paese non sarebbe opportuno, insomma. Va distribuito in maniera equa su tutti diciamo, i vari paesi, i vari comuni, secondo me. L'ipotesi di un maxi hub per migranti nel cuore della pedemontana divide, c'è chi dice un no secco, chi preferisce l'accoglienza diffusa, chi ancora è pronto ad aprire le porte. È un problema, giusto così, insomma, secondo me può essere una buona cosa, si dà una mano, giustamente. Da parte mia sono sposato con un'africana, dunque sono libero a 360 gradi. È logico che ognuno deve avere il suo lavoro e il suo che per instaurarsi il meglio possibile nella comunità e tutto quanto. Lei non è assolutamente contrario a priori, diciamo, serve una sostenibilità di. Esatto, anche quello, sì, importante è quello. I migranti vanno accolti in un certo senso e vanno anche integrati, quindi c'è una politica di accoglienza, una politica di valorizzare queste persone. Si sente dire che non trovano lavoro e naturalmente dovrebbero anche pagarli, però no, sottopagarli continuamente. In un territorio manifatturiero, quindi l'approccio per molti deve essere realistico, lo dimostrano anche alcune storie. È il caso di Jimmy. Sono di Albania, vivo da più di 30 anni qua in Italia. Adesso alla cittadinanza. Sì, da 2 o 3 anni che ho la cittadinanza. Dove lavoro io ci sono dei migranti che lavorano tramite agenzie, due, tre, che fanno contratti a tempi non indeterminati. Sono. Agiri, residente anche lui a Pieve, è di origine kosovara. Io prendo cittadinanza italiana da 5 mesi fa. Io, mia moglie, io mi piace l'Italia, io ce l'ho un fratello in Svizzera, in Germania, io non vado. Per i migranti, volendo, il lavoro c'è. Sì, qua non differenza, qua non vedere se straniero o italiano. Se tu lavorare, il padrone non mette differenze. È bellissimo padrone, bellissimo, eh sì.